Salve amici, bentornati, bentrovati. Torno a fare un altro video sul tema radiestesia perché ho avuto, ma inizialmente il video non è che ha avuto grande successo, poi ho visto che sta avendo molte visualizzazioni, quindi si vede che l'argomento interessa. In più devo rispondere a una domanda che mi è stata fatta e quindi oggi vi parlerò di come proteggervi dalle onde elettromagnetiche e dalle cattive energie e frequenze che ci sono nell'ambiente domestico. Ecco, mi trovo in camera perché Steffi, una ragazza che ha visto il primo video sulla radiestesia, mi ha chiesto se si possono annullare i nodi di Hartmann. Io parlavo dei nodi di Hartmann, che sono delle geopatie, diciamo, delle cattive energie, delle cattive frequenze che sono naturali perché vengono dal sottosuolo. Però molto spesso capita di trovarle dove si dorme e fa molto male. Sono delle fasce energetiche lineari che partono da nord a sud, da est a ovest, praticamente. Immaginate una griglia energetica dove le due fasce si incrociano, lì è chiamato nodo di Hartmann e capita molto spesso di trovarli sul letto e anche in ambienti di casa dove rimaniamo fermi perché queste linee, queste fasce energetiche sono strette, diciamo che sono distanti più o meno dai 2 metri a 2 metri e mezzo l'una dall'altra. Oltre a questo, sempre dal sottosuolo, salgono anche altri tipi di geopatie, legate all'acqua, legate agli idrocarburi. E dove troviamo questa geopatia? La nostra energia viene come risucchiata, quindi fa molto male, specialmente la notte, quando il nostro organismo si deve ripulire quando siamo anche più vulnerabili. Quindi è importante proteggerci da queste. Non si possono annullare, non si possono eliminare, ovviamente, perché vengono da sotto, sono naturali, però c'è un modo per trasformare quella energia da negativa a positiva. Adesso vi faccio vedere come. Allora, già questo letto l'ho scandagliato e vi dico che c'è una geopatia abbastanza estesa che prende quasi tutto il letto, probabilmente proviene da una fonte di acqua sotterranea. E ci sono anche, c'è un nodo di Hartmann più o meno là. Adesso vi faccio vedere con le bacchette come la rilevo. Allora, io intanto entro in risonanza un attimo con l'energia che c'è nel letto, basta solo che ci penso. Penso all'acqua e ecco che mi si incrociano qui e rimangono incrociate per quasi tutta la superficie del letto. Ecco, qui si aprono. Ecco, qui dove si sono aperte completamente c'è il punto dove l'acqua sottoterra è più profonda. Ecco, da questa parte iniziano ad incrociarsi qui e quindi praticamente c'è una brutta frequenza su tutto il letto. E adesso entro in risonanza immaginando la griglia di Hartmann. Cerco i nodi. Ecco, pare che uno era qui. Sì. Allora, sì, uno è proprio qui. Capisco che è un nodo perché il nodo è, mentre l'acqua, l'energia dell'acqua sotterranea è estesa,
Il nodo è molto piccolo, quindi le bacchette si aprono subito. Diciamo, nello spazio di 30 centimetri le bacchette si aprono. E quindi questo nodo che inizia più o meno qui, eccolo, qua finisce. Quindi è un nodo, sicuramente un nodo di Hartmann che colpisce proprio questa zona del letto. Allora, come si può fare per difendersi da queste brutte energie? I modi se ne sono trovati tanti, ci sono delle coperte che si possono mettere sotto il letto che quindi schermano. Trovate in commercio anche dei dischetti o delle card che emanano una frequenza diversa. E quindi che succede quando questa energia che viene da sotto spinge sulla card che emana invece una frequenza diversa, da lì in poi viene emanata quella frequenza lì. Quindi non solo viene, diciamo, bloccata quell'energia cattiva, ma ne viene emanata una buona che fa bene. E io vi do una dritta. Vi do una dritta, la stessa cosa potete, diciamo, ottenerla utilizzando delle immagini, delle geometrie sacre. Il cubo di Metatron è detto anche il frutto della vita. Con le bacchette ho testato le sue frequenze, emana sette frequenze e rappresenta anche l'immagine della creazione in quanto partendo dal cerchio, immaginando l'embrione, no, con l'ovulo che si divide fino ad arrivare alla morula, ecco, se li confrontate assomiglia molto. Diciamo che questa fase embrionale, che poi dovrebbe durare 7 giorni se non sbaglio, viene mossa da determinate energie seguendo un determinato schema ed è lo stesso schema energetico che emana il cubo di Metatron. E quindi questa immagine canalizza queste buone, belle, fantastiche energie e noi mettendole sotto il letto, tra la rete e il materasso, con l'immagine rivolta verso l'alto, questa geopatia spingendo, questa diciamo energia negativa, una volta che arriva qua, spinge da lì in poi la frequenza del cubo di Metatron e adesso ve lo dimostro facendovi vedere con le bacchette cosa cambia. Allora vi faccio vedere le sette frequenze. Allora, se voi notate, adesso io entro in risonanza con quelle frequenze lì, le bacchette iniziano ad oscillare. Vedete che belle oscillazioni armoniose. Adesso vedete che una bacchetta sta tirando l'altra, ha cambiato frequenza. Ecco, adesso sta tirando la bacchetta di destra e questa è già un'altra frequenza, quindi siamo già a tre frequenze. Adesso le bacchette si respingono e questa è già un'altra frequenza. Siamo a 4. Adesso questa bacchetta di sinistra sta spingendo, siamo a 5. Adesso spinge quella di destra, siamo a 6. E adesso spingono tutte e due, siamo a 7. Adesso dovrebbe fermarsi perché alla settima frequenza si fermano, poi ricominciano e così ciclicamente, ecco, stanno ricominciando. E queste sono le frequenze di questa geometria sacra. Quindi
Quindi adesso io le vado a mettere nel letto, posizionandole nei quattro lati e una al centro. E poi vi faccio vedere cosa succede sopra il letto, sempre con le bacchette. Allora, io adesso per farvi vedere le ho posizionate sopra, però vanno messe tra la rete e il materasso, quindi sotto. Comunque adesso per farvi vedere. Mentre prima le bacchette si incrociavano, ora non solo non si incrociano più, però vedete che stanno facendo? È anche molto forte questa frequenza. La stessa frequenza del cubo di Metatron. Ecco, adesso sta spingendo la bacchetta di destra. No, tira la bacchetta di sinistra. Adesso qua non sta cambiando frequenza. Sì, sta tirando quella di destra. Ecco, adesso tira quella di sinistra. Siamo tre. Adesso si respingono, siamo 4. Adesso spinge la bacchetta di sinistra. Adesso sta spingendo quella di destra. Siamo 6. Ora spingono tutte e due, siamo a 7. Quindi sono esattamente le 7 frequenze emanate dalle geometrie sacre. E questo lo fa, sofferme, lo fa in ogni parte del letto dove prima si incrociavano, ora non si incrociano più e se mi fermo, ecco, le bacchette ci fanno vedere le energie del cubo. Allora, anche le lampade emettono delle radio, delle onde elettromagnetiche che non fanno bene per niente. Come si capisce quando un'onda elettromagnetica, cioè quando la bacchetta mi registra un'energia che non fa bene? Le oscillazioni che fa sono scomposte. Mentre vi ricordate il cubo di Metatron, le oscillazioni erano armoniose. Quando captiamo un'energia che non ci fa bene o c'è un risucchio di energia, quindi le bacchette si incrociano e mi stanno ferme, oppure mi oscillano in maniera molto scomposta. Vi faccio vedere in questa lampada che è molto poco schermata e mi emana, vedete, delle onde elettromagnetiche, guardate quante, eppure è spenta, eh? Guardate che forti queste onde elettromagnetiche. Allora, questa qui, vi faccio vedere, stacco la presa della corrente. Quindi è proprio la lampada che emette queste onde elettromagnetiche. Adesso io attacco la presa. Già, non riesco neanche a tenere le bacchette sulle mani. Ah, vediamo un po' come possiamo fare. Mettendo un cubo di Metatron in una posizione. Allora, proviamo a metterlo qua sotto prima. Ecco. Abbiamo beccato il punto, perché non è sempre. Ecco. Sta facendo le
Le oscillazioni, quelle tipiche, le sette del cubo di Metatron. Si respingono, sì, sono proprio loro. Quindi è bastato metterla sotto, si vede che è proprio in questa posizione che c'è la maggiore spinta elettromagnetica e quindi il cubo che canalizza e mi spinge l'energia, la sua energia in alto e quindi a questo punto non fa più male stare vicino a questa. Non so, ad esempio. I caricabatterie dei telefoni, dei telefonini che molto spesso uno se li mette vicino su al dove dorme nel comodino, anche quelli fanno male. Allora, vi dico un'ultima cosa: la grandezza del cubo di Metatron non ha importanza, e quindi potete anche utilizzarli molto piccoli. Vi fate delle fotocopie o nell'info box vi metto il file che ho utilizzato io. E ve lo scaricate, ve lo fotocopiate, io li ho plastificati, però voi fate come volete. E non importa che siano grandi, perché non ha importanza. Allora, un caro saluto a tutti, tutti, e sentiamoci belli sempre.